Buonasera, buonasera. Dottor Conte! Dottor Stefano! Picciotti! Buonasera, 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 buonasera. Scusi. Ignazio, qua. Allora. Cuccia Ignazio. Allora, noi siamo qui. Siamo qui perché, vabbè, ogni tanto dà gusto anche di aiutare degli amici, no? Noi abbiamo un amico che stiamo cercando di aiutare perché chi è? È una persona che si muove nel mondo dello spettacolo, però volevamo aiutarlo vista la visibilità televisiva. Anche perché questa è l'ultima puntata, qualcuno è rimasto disoccupato. E quindi volevamo dare una mano. La persona che, quindi riempiamo la scheda biografica, diciamo così, un curriculum. Quindi allora il nome, come mi hai detto che si chiama? Francesco Conte. Come ha scritto? Francesco Conte. Allora, impronunciabile, sicuramente straniero. Allora, città di provenienza? Magione. 50 anime sperdute, non si arriva neanche col GPS. Età? Vicino alla terza età, si veste come un quindicenne. Quindi sindrome di Peter Pan in fase acuta. Ok. Prima. Scusate, no, ma è una cosa importante perché prima occupazione del signor Conte. Di carabiniere! No, carabiniere. Dai, veramente, non scherzo. Faceva cantare tutti. È uno scherzo, veramente. Carabiniere. Allora, lavoro attuale? Cantante, animatore, star internazionale, dice lui. Ok, in cerca di un'occupazione seria. Ma questo l'hai invitato tu? Allora, coniugato? Sì, ma va in scena sempre da solo, come mai? Quindi, perché ci sono io. Vedi. Single, compulsivo, contattare la moglie. Ok, figli? Tre accertati. Stamoce a crede. Attività sessuale? Nessuna mai si è lamentata. Ok, diciamo. Non attivo, vede blu, ma non sono le mille bolle. Ok. E con te? Hai portato i prevesti oppure sono venuti da solo? Scusate, finiamo un attimo. Allora, progetti futuri, che sono quelli che ci interessano. Sì, progetti futuri, cantare, suonare, far divertire la gente a casa e dal vivo. Ecco, tocca beccacere, vai al parade anche il prossimo anno. Ok, forse, grazie. Grazie, veramente. Contattate il numero di Roma al parade. Chiamato un centro anziani, se magari quest'estate vuole andare in villeggiatura. Voglio le prove. Ma scusa, Valentina, scusa, no, piacere, che hanno fatto Macerini? Belli identici. Allora, noi lanciamo un attimo questo curriculum e volevamo veramente ringraziare seriamente un professionista a tutto tondo nel mondo della musica, che sa cantare, suonare e soprattutto stringere la gente in un caldo abbraccio. Non ti arrabbiare.